Ciao e benvenuti a tutti in questo video introduttivo in cui volevo dirvi giusto qualche parola riguardo questo vestitino di cui pochi giorni fa ho pubblicato la foto sulla mia pagina Facebook e ho visto, vi ho chiesto se volevate anche il tutorial, mi avete detto di sì, vi è piaciuto molto e quindi ho preparato ecco appunto i video che riguardano il tutorial, quindi potrete seguire insieme a me tranquillamente questo vestitino. Qui vi voglio dire qualche parola riguardo le caratteristiche principali, nonché i materiali, l'uncinetto e tutte le questioni, ecco, che bisogna procurarsi per andare a realizzare questo vestitino. Allora, prima di tutto voglio dirvi che io ho realizzato questo con il cotone delle Rocche, quindi ho fatto tre gomitoli. E di questo cotone ho messo insieme praticamente tre fili, ecco, che sono andata poi a lavorare con l'uncinetto numero 2,5. E vi dico che questo è un cotone lanato, che non significa che ha la lana all'interno assolutamente, significa che è un cotone che ha la morbidezza, ecco, l'aspetto in qualche maniera, la vestibilità di una cosa di lana. Nel tutorial noi invece realizzeremo il vestitino con il cablè numero 5, tranquillo, e ho preso questo colore giallo molto chiaro e mai avrei pensato che sarei uscita da un negozio con un colore giallo perché a me il giallo è proprio un colore che non piace. Però questa sfumatura qui che è molto tenue mi ha colpito subito e quindi ho voluto prendere qualcosa di giallo. Vediamo poi il risultato del vestitino come sarà. Voi potete farlo nei materiali con i materiali che più vi piacciono, tanto basta che guardate il modello poi. Che seguite il modello, poi i materiali li potete scegliere voi. Con l'uncinetto numero 2,5 verrà, diciamo, per un'età che va dai 6 ai 9 mesi per quanto riguarda questo cotone qui lanato. Credo che con il cablè numero 5 possiamo avvicinarci anche ai 12 mesi perché verrà un pochino più grande, almeno credo, perché ho realizzato già il corpetto, la parte posteriore del corpetto e vedo che è un pochino più grande. Adesso va bene, non guardate così perché l'inquadratura sembra appunto che il corpetto è tanto più grande rispetto a questo. In realtà c'è una differenza di meno di un centimetro, ecco, perché questa inquadratura va giù così. Però ecco, credo che ci possiamo avvicinare ai 12 mesi. La tessitura con il cablè è questa. Quindi vedete, avete un cotone più rigido, ma nello stesso tempo non è che rimane duro, è abbastanza morbido, però è differente, ecco, rispetto, dicevo, a questa cosa qui. È abbastanza differente. E questo, vi ripeto, lo sceglierete voi, in base sia ai materiali che trovate, ma anche ai vostri gusti. Quindi, cablè numero 5 oppure questo cotone lanato, insomma un cotone che voi potete lavorare con l'uncinetto numero 2,5. Se volete farlo ancora più grande, potete utilizzare l'uncinetto numero 3 e è un pochino più piccolino, l'uncinetto numero 2, io direi, non andare all'1,5 perché a quel punto viene una cosa troppo piccolina. Allora, vi dico le misure di questo qui che sono per 6-9 mesi, direi più 9 che 6 mesi, eh. Quindi il corpetto misura 12 centimetri così per 22 centimetri e io l'ho fatto a vita piuttosto alta, ecco perché mi piaceva in questa maniera, quindi un pochino schiacciato e la gonnina parte un pochino più in alto rispetto al punto vita. Poi la gonnina è lunga 26 centimetri tutta quanta. E quindi tutto il vestitino completo sarà lungo 38 centimetri, quindi da qui fin qui il vestito è 38 centimetri. Altre caratteristiche sono appunto, come vedete dal titolo, la manica scesa riguarda il modello del corpetto, cioè praticamente la manica è questa qui. Ecco, questo pezzettino qui soltanto è la manica, questo pezzettino così. Mentre questa è la spalla, ecco, della bambina, la spalla, il girocollo e la spalla di destra, il girocollo e la spalla di sinistra. Quindi le spalle finiscono praticamente qui e
E la manichina è questo pezzetto che misura circa 5 centimetri, qua 4-5 centimetri, senza questo mi pare 4, con questo bordino 5 centimetri, mentre questa distanza qui è quasi uguale alla vita, mi pare 21, 20 centimetri e mezzo, 21, e qui è 22. Il giro manica l'ho rifinito riprendendo il motivo qua della gonna, quindi facendo questi archetti con questo motivo qui traforato. È un giro soltanto di questo motivo traforato, giusto per poggiare questi archetti. Il corpetto è cucito, quindi si fa prima la parte posteriore, poi quella anteriore, si vanno a cucire insieme. E il punto è quello del maglioncino per bambina e vi metto il video nella scheda, ma comunque lo rifaremo insieme tranquillamente nel tutorial. Il punto. Ci sono da fare gli aumenti, ci sono da fare le diminuzioni sia dalla parte della manica che dalla parte della scollatura, quindi sia posteriormente le diminuzioni che anteriormente per questa parte e per quest'altra parte qui. Quindi si tratta un pochino, diciamo, di una difficoltà medio-media, diciamo. Non vi posso dire, ecco, che sia proprio semplicissimo, come tante volte vi ho detto. Vorrei essere, ecco, abbastanza onesta e dire che la difficoltà, almeno per quanto riguarda il corpetto, è media. Comunque potete tranquillamente provare a realizzarlo, anche se siete alle prime armi. Non comprate magari subito tutto il materiale e fate una piccola prova seguendo il tutorial e facendo gli aumenti e le diminuzioni. Ecco, se avete imparato quella cosa lì e vi viene bene sul piccolo campione che fate, allora riuscirete tranquillamente a fare il corpetto. Altrimenti vi esercitate, perché io credo che sia abbastanza chiara la spiegazione, poi magari mi fate delle domande, delle cose, eccetera. Per cui vi guardate anche il video del golfino e tutto, e a quel punto io credo che, ecco, la difficoltà assoluta, che in realtà è media, si abbassi e diventi, diciamo, medio facile, tra virgolette, perché secondo me le cose sono difficili finché uno non le sa fare, quando poi impara a farle diventano semplici. Quindi non abbiate alcun timore, fate, se non vi sentite sicure al 100%, una prova, perché non andate a comprare tutto il materiale e poi magari no, c'è qualche difficoltà, per cui voi prendete qualcosa che avete a casa, fate una piccola prova di aumenti e diminuzioni e poi vedete voi come procedete. Se è abbastanza velocemente oppure più lentamente, prendete sempre più pratica e poi non ci saranno assolutamente più problemi, potrete partire direttamente a realizzare il vestitino nella sua interezza. Per quanto riguarda invece la gonnina, qui vi devo dire che è invece molto molto semplice. Questo ho fatto una delle cose più semplici e banali che si possano, diciamo, trovare, no? Come soluzione per fare una gonnina all'uncinetto. Ne avrete viste molte fatte in questo modo, comunque con delle varianti, eh? Sono questi qui gli archetti che ho messo sulla tesa del cappellino per bambina, quello dell'anno passato, quindi niente di strano e di nuovo. E fa effetto perché, ecco, è abbastanza traforata, quindi sembra, in realtà, se uno guarda il vestitino, sembra che sia più difficile la gonnina rispetto al corpetto. In realtà la gonnina è una stupidaggine, il corpetto è un pochino più, a parte, ecco, questa scollatura che potrebbe già insospettire un attimo sulla difficoltà, va bene. Però magari uno, che ne so, è colpito, l'occhio è colpito prima dalla gonna che non dal corpetto. Invece questa è proprio una stupidaggine che vi mettete là la sera, anche senza guardare, o comunque buttando un occhio alla TV, magari un occhio al lavoro, e la fate tranquillamente. Quindi qui neanche a fare la prova, perché veramente sono molto molto semplici questi archetti qui, questi ventaglietti. L'ultima cosa che volevo dirvi è sulla quantità di materiale che dovrete procurarvi. Allora, io posso solo dirvi che questo vestitino pesa 2 etti e mezzo scarsi, ecco, quindi non arriva a 2 etti e mezzo. Io di Gablè ne ho comprati 300 grammi, 3 etti, quindi perché credo che ce ne voglia un pochino di più, magari, che ne so, poi andrò a finire a 2 etti e 60, così, però comunque io un gomitolino in più l'ho preso, perché per essere appunto sicura. Poi il Gablè numero 5 serve sempre, per cui ecco, ne ho presi direttamente 3 etti.
E vedete voi, ecco, in base al materiale che trovate, a quanti metri, no? Dice in fascetta che svilupperà il peso, ecco, di questo gomitolo, di un gomitolo, e fate, ecco, qualche conto, qualche prova. Però, ecco, sappiate che il peso si aggira intorno ai 2,5 etti. Da poco ho anche un profilo Instagram, per cui sempre Uncinetto Fra, voi andate a guardare. E sul web io sto sempre con Uncinetto Fra, magari là metto sì sicuramente le foto dei lavori, però ecco anche qualche foto che riguarda il mio cagnolino, oppure che ne so, qualcosa che mi colpisce particolarmente e mi va di condividere con tutti voi. Non dimenticatevi però di iscrivervi al canale YouTube, che è questo qui, perché diciamo il posto dove io dedico la maggior parte del tempo per fare appunto i tutorial, per cui grazie a tutti quelli che si sono iscritti finora e grazie in anticipo anche a tutti quelli che si iscriveranno insieme. Un saluto e ci vediamo la prossima volta, ciao!